Tutto pronto qui al Palasport Estra, al centro del palazzetto, con il direttore di gara, primo arbitro Francesco Barbarulo, che alza scodella questo pallone a due. È Toppo contro Matteo Gudini, era meglio Matteo. Vediamo il quintetto di base schierato dalle due formazioni. Per il 40, 5 Biagi, 6 Toppo, 11 Vannoni, 13 Cannone, 14 Vettori. Va dentro il primo di Gramaccia. Coach Peppe Delia schiera Dolfi numero 5, Cutini numero 8, 9 Kirlis, 10 Gramaccia, 18 Bianchi. Partiti con il possesso della formazione ospite, con al centro, vediamo, in mezzo a due, piede perno fermissimo ma da dietro, ottimo questo rimbalzo, il numero 14 possesso, ha commesso fallo Matteo Cutini, primo fallo. Si riparte con la rimessa dal fondo per il numero 6 Toppo. Toppo chiaramente è un giocatore non più giovane, ma esperienza veramente da Serie A nel Pistoia. Vediamo come Toppo abbia messo giù, abbia messo atterrato con una gomitata. È il numero 13 che ha provato Cannone da 3, ma vediamo atterrato. Lo scontro tra Toppo e Gramaccia, messo a terra nonostante sia stato atterrato, i due arbitri non hanno sospeso il gioco per il necessario. Ha avuto, ha dato l'opportunità a Cannone di tirare dalla tripla. È lo stesso Gramaccia che supera la metà campo, possesso per la formazione di casa, Bianchi, Matteo Cutini nel confronto, ottimo, ecco il cerca, va a rimbalzo, recupera, toccato duro dal numero 10 alle spalle, dal numero 11 Vannoni, Kirlis non, vediamo, sportellate all'inizio della... di questo turno, non avevamo mai visto una formazione così aggressiva, taglia tutto il campo e poi da tre addirittura, dopo aver sbagliato Vannoni e Bianchi, e vediamo due decisioni arbitrali, ha lasciato correre e poi tre tiri dal limite. I due arbitri, è il primo arbitro il signor Francesco Barbarulo che si presenta, ci ha dato le sue credenziali. La prima non va, Vannoni contro il canestro, eccessivamente fiscali ci sembrano, auguriamoci che lo siano fino alla fine per tutti, per tutti e due i contendenti. Chiaramente non va, 3 su 3 errori gravissimi di Vannoni, anche se chiaramente aveva sbagliato la tripla. Si rifà prontamente, rimbalzo, va Matteo Cutini, gira Gramaccia, arresto e tiro, non va, rimbalzo ancora sotto canestro, Lozar costringe al fallo Toppo, dicevamo, è il nostro Federico Fracassi che ci propina tutte le notizie relative ai giocatori nostri, anche agli altri. Toppo Fiorello è dell'80, quindi va il primo con naturalezza, Kirlis, lo zar lituano, non va il secondo ma rimbalzo, vediamo, si getta Gramaccia, Samuele Gramaccia, vediamo con la mano sinistra, realizzatore Cannone da 3, aggredito da terra, ottimo Gramaccia, esce Matteo Cutini, Matteo contro, no Lucche per il numero 9, alza la parabola, Tapin e il numero 5 Dotti, che va a realizzare al rimbalzo, ancora Dolfi,
da Bianchi. Bianchi abbiamo visto veramente intraprendente, il metronomo eccezionale della formazione, un increscendo come increscendo Edolfi e Kirlis da cui ci aspettiamo veramente grandi cose. Vediamo Matteo Cutini, si libera molto bene, cerca al rimbalzo, ha la meglio Toppo, fa valere i suoi centimetri, ottimo, vediamo, mette a terra Dolfi chiaramente. Ottimo stop di Gramaccia, Bianchi mette la quarta, ingrana la quarta e poi Gramaccia, mamma mia, si è mossa la retina addirittura Gramaccia, ha mancato per un'inezia il tiro da tre che poteva scavare un solco tra le due formazioni. Non va a rimbalzo, ottimo con il contagiri è stato Dolfi a mettere Kirlis a realizzare praticamente il punto numero 7. Sette a tre, e se fosse entrato dentro la tripla di Samuele Gramaccia e chiaramente fosse stata sospesa l'azione che era da sospendere con Gramaccia per terra, sicuramente Cannone non avrebbe propiziato i tre punti alla formazione ospite del Quarrata Basket, che si porta dietro un alone di formazione che nutre speranze per la qualificazione a questo campionato, una delle team che parte con i pronostici favorevoli. 7-3, poteva essere un 10-0 addirittura chiaramente, ma è sempre il canestro, sempre il campo che detta il risultato. Si riparte con questa rimessa della formazione con Cannone sulla corsia di sinistra, arriva al margine, poi da Toppo, va fino in fondo, sbaglia il possesso, sbaglia il passaggio in orizzontale il numero 13, Cannone 2001, quindi giovanissimo, sicuramente lascia in panchina coach Giuseppe Valerio elementi validi per... la fase finale. Dai vai di Matteo Cutini, intesa perfetta con Kirlis, arresto e tiro, e va Kirlis, perfetta elevazione, ancora messo giù la gomitata dell'atleta in maglia azzurra, ottimo, e vediamo, si aiuta con i gomiti e va dentro Toppo, va dentro, 9-5, vantaggio ancora per la formazione di casa, ma siamo agli inizi, vediamo, toppata, è il numero 7 Guerrini che mette out il pallone, anticipa Kirlis. Si riparte con questa rimessa dal fondo, è il metronomo, è Dolfi questa volta, vediamo Matteo Cutini da dietro a Kirlis è il punto di riferimento, chiama gli schemi, zona intasata, supera tutti, Kirlis deposita a canestro il pallone dell'11-5 ed ora cerca di mantenere alta la concentrazione, la formazione di casa. Dai vai, possesso Biagi, supera, cerca di superare, va sulla corsia di sinistra, da dietro ancora Biagi, entra dentro, libera molto bene su Vannone questa volta non trova, neanche Toppo trova, va Bianchi,
e accelerazione imponente, Bianchi, grande spettacolo, Bianchi al Palasport Estra, 13-5, ridimensionati i mobilieri di Quarrata, gli atleti di Quarrata. Ottimo, ottima questa realizzazione in acrobazia di Biagi, merita sicuramente. Ha chiesto troppo ai propri mezzi questa volta Dolfi. Biagi supera metà campo, da Toppo il pallone che smista sulla corsia di sinistra e non si trova Guerrini con Biagi. Riposa a Toppo. Gli applausi sono tutti per il nostro Gramaccia, il nostro numero 10, scusate, Gramaccia, Samuele Gramaccia e Bianchi, Giulio Bianchi. La squadra sta crescendo veramente ogni domenica, partita dopo partita, inserito Cardino Provenzal. Non ha buona riuscita Kirlis questa volta dalla lunga distanza, Cardino Provenzal sulle orme, in coccia si è girato, ha fatto la finta, è ancora il primo arbitro il signor Barbarulo sulle orme della Amesba. Auguriamoci che sia fiscale sino alla fine, come lo è stato sinora con noi, si dispera, e vediamo. Primo fallo per il nostro Kirlis. Si riparte con questa rimessa dal fondo, 13-7, vantaggio sempre Arezzo. Ancora una irregolarità ravvisata sempre dal primo arbitro, Francesco Barbarulo di Vinci. Si riparte, rimessa per la formazione quarratese. Possesso, Vannone cerca di spiazzare, vola alto, non trova, trova la rimessa in gioco. Vediamo, scambio, perde il pallone. Ha visto Kirlis sul... Si è infortunato in questa circostanza Matteo Cutini, vediamo se si tocca la testa. Matteo Cutini viene rialzato. Si rialza prontamente Matteo Cutini, auguriamoci che sia di poco conto, di lieve entità il danno procurato al nostro ciclone aretino. Esce Dolfi. Ritorna in campo Gramaccia con il guerriero Claudio Castelli, nome d'arte. Rientra Dolfi, richiamato in campo Dolfi da coach Peppe Delia. Si è infortunato. È uscito dal... non va, rimbalzo. Si è infortunato purtroppo Matteo Cutini. Auguriamoci che sia di poco conto l'infortunio. Prende... si gira, arriva dalle retrovie, cerca liberissimo il numero 4, al rimbalzo, vediamo, alla meglio, fuori, è terminato out. ...13-7, 2:55 al termine. Ha avuto meglio il reparto difensivo Matteo Cutini, vediamo, infortunato, lascia lentamente il campo anche Raul Giommetti, sembra fuoriuscito per infortunio, e sarebbe veramente, lascia Adolfi che non è. Mano fredda ancora, vediamo, si mette nel cono d'ombra,
il numero 14, un fallo Vettori, un fallo su Kirlis. 4 falli di squadra contro 2 della formazione ospite. Si riparte dalla linea laterale, a ventaglio si dispone la formazione, le due squadre sportellate dentro la zona pittura. Si libera molto bene Carlino Provenzal. Vediamo come e ancora una volta non è possibile, è finalmente, si decide finalmente il signor Barbarulo, non è possibile, è il terzo infortunio, 13-7, 4 falli a 2, ed ora deve stare calmo anche Delia Giuseppe, deve cercare di ingoiare qualsiasi decisione arbitrale, giusta o meno che sia. Sostituzione. Deve sostituire chiaramente l'infortunato, come nel calcio, quando uno esce dal campo deve chiaramente rientra Bianchi, Giulio Bianchi. Conciliabolo tra il direttore di gara Francesco Barbarulo, non giova sicuramente ai nostri ragazzi queste interruzioni con 2 uomini in infermeria e questa rimessa in gioco, questa decisione assurdo, mentre improperi arrivano improperi chiaramente decenti, ridicolo, non può aspettarsi di meglio il direttore di gara. Errato palleggio, questa volta il primo fallo dopo 8 minuti che ci viene combinato da Barbarulo. Si riparte, transizione per la formazione di casa, Giulio Bianchi da Dolfi, 2 valdarnesi, allarga sulla gramaccia Claudio Castelli, arresto, no Lucche, era in posizione di tiro Claudio Castelli, questa volta generosissimo come sempre, ha cercato di trovare lo smarcato alla sua destra Gramaccia, ma l'intervento difensivo del numero 7 Guerrini gli ha tolto il pallone, il possesso, e quindi si va in attacco, 13-7, non si sblocca il risultato ancora. 1 minuto e 50 al termine di questo primo periodo, piede perno fermissimo, si gira, questa volta il secondo arbitro è Montalberti che assegna il fallo al numero 4 Ganguzza contro il canestro, 13-7. Va il primo di Ganguzza. Non va il secondo, protegge con grande esperienza Dolfi il canestro e recupera il rimbalzo. Bianchi si libera molto bene sulla corsia di destra. Claudio Castelli e poi da, vediamo, passi questa volta, ha chiesto il fallo, aveva alzato la mano il giocatore per il fallo commesso, consenziente con il direttore di gara, Brunetti aveva accettato il fallo che non è stato ravvisato dal duo arbitrale. Si riparte, 1 minuto e 31 al termine del primo periodo che vede davanti la formazione di casa, vediamo se allargano gli atleti, va in attacco la formazione ospite del Quarrata Basket, numero 13, cannone per Brunetti, toccato duro, vediamo, in 3 si avventano, cerca, si gira molto bene, la mette dentro, il numero 4 realizza Ganguzza. Ottimo Claudio Castelli, non fanno rientro in panchina, finte
Ottimo, ottimo Kirlis. Ancora Kirlis, perde il pallone, va sul braccio, numero 7 ci sembra, primo arbitro, sì, è il numero 7, Guerrini, Barbarulo, secondo fallo che ci ha consegnato, 5-3 falli di squadra, siamo usciti dal bonus, strattonato Kirlis, si piega come un bingo. No, ok, no, no, questo ha sbagliato completamente, ha sbagliato la riga questo qui, ha preso la riga interna del semicerchio con quella della delimitazione del campo, no, assolutamente. Va in attacco la formazione blu della Quarrata con Cannone, Cannone tripla la sua, ha iniziato veramente bene, poi si è fermato. In attacco il numero 4, a rimbalzo alla meglio la formazione di casa, velocissimo sulla corsia destra, Dolfi chiama Capitan Castelli, 13 secondi al termine, Kirlis chiama a disposizione a uomo la difesa della formazione ospite, si libera, commesso fallo il numero 7, numero 4, Ganguzza. Possesso per i nostri ragazzi, da 104 secondi da utilizzare al meglio, 13-10. L'assenza di due atleti contemporaneamente, vediamo, trattenuto il numero 9, vediamo assolutamente il primo arbitro, vediamo come è calpestato il nostro numero 9, Kirlis. Laurinas Kirlis, 13-10, comunque nonostante tutto non vediamo che la grande superiorità, quella grande tecnica personale di squadra della formazione ospite del Quarrata Basket, ci sentiamo e auguriamo di poter portare a termine questo incontro con la superiorità che ha contraddistinto questo primo quarto, a tra poco. Ritornato ci sembra in panchina Raul Giommetti. Non ci sembra Matteo Cutini tra. Si riparte 13-10, possesso per la formazione ospite con Cannone che va a rimettere in gioco il primo pallone del secondo parziale. Guerrini. Rientrato anche Toppo nel quintetto, Ganguzza, intervento di Samuele poco più che diciottenne, un elemento che sta crescendo giorno per giorno, blocco in attacco di Samuele, lascia Kirlis il compito di costruire il gioco, cerca la bomba che non arriva, ha chiesto troppo ai propri mezzi, Belletario e la mette dentro. La mette dentro Catalani. Dicevamo Velletario il tiro di Kirlis, si aiuta con il gomito, ma la mette dentro Gramaccia. Gramaccia, abbiamo visto senza alcun timore reverenziale di fronte ad una colonna come Samuel, come Toppo. Vediamo, cerca con l'avambraccio di coprire. Non deve eccedere. E vediamo una ammonizione anche per. Esce Kirlis. Rientra Carlino Provenza. Ha rimessa dal fondo per Toppo. Toppo va a cercare il compagno di gioco, cerca. Linie, cerca dalla lunga distanza, a rimbalzo, vediamo, arriva Giulio Bianchi, mette per le terre l'avversario con una finta, Carlino Provenzal, va, no look per il numero 5, Dolfi, arriva, vediamo, è il numero 7, Guerrini che frana addosso a Giulio Bianchi,
sarà rimessa questa volta per la formazione a retina, 15-12. Farà una sostituzione mentre si porta la rimessa in gioco. Claudio Castelli, esce Guerrini, attacco statico in questo finale di primo parziale, questo inizio del secondo con poca intraprendenza, ma vediamo le marcature asfissianti degli avversari. Vediamo, sbaglia clamorosamente Dolfi questa volta. Dolfi va fino in fondo, la mette dentro, il numero 10 Catalani, ed ora si accorcia il gap. Il numero 4 Ganguzza, che si appoggia sulle spalle di Dolfi. Esce Ganguzza, gli subentra Vettori, rientra in campo Vettori. 15-14, soltanto un po'. Vediamo Claudio Castelli com'è. Giulio cerca di liberarsi di Cannone, da a Dolfi. Dolfi entra dentro e poi Rao Giommetti, vistosissimo cerotto sul sopracciglio sinistro. Non va, rimbalza lui. Vediamo come sia stato attenzionato Rao Giommetti, ma ci manca Matteo Cutini. Vediamo, è in panchina ma con la borsa di ghiaccio sulla testa. Rao Giommetti cerca di liberarsi, toccato dal numero 5. Vediamo, il primo arbitro non aveva visto niente. Ecco Matteo Cutini, rientro del guerriero Matteo Cutini, ci manca il ciclone. E sentiamo l'entusiasmo del pubblico, che è abbastanza consistente in questo primo turno di campionato di Serie C Silver qui al Palasport Extra Mario D'Agata di Arezzo, dove è in corso questo primo turno, questo debutto. Vediamo Toppo questa volta, contropiede velocissimo della formazione, nulla, afferra il pallone con i tentacoli Catalani e poi lo distribuisce sulla corsia di sinistra. Toppo in attacco, blocco, va, cerca il pallone in mezzo a due, da al numero 10 Catalani, Toppo anticipato dal gigante buono e il nostro Rao Giommetti, finta al tiro, guarda ancora Cardino Provenza, Matteo Cutini sotto mano, Matteo Cutini, Rao Giommetti spintonato in mezzo a due, al numero 10 commette fallo Catalani. Il catalano Daniel che è stato attenzionato. Si riparte, Matteo Cutini alla ricerca del pallone, rimessa dal fondo, vediamo come Toppo sia nelle orme. Matteo perde il pallone, va fino a fondo, tocca Carlino Provenzal, il principino Carlino Provenzal, toccato da Matteo Cutini si dispera, non si deve arrabbiare con il secondo arbitro, perché c'è il primo che lo guarda torvo, è Barbarulo che guarda l'atteggiamento di Peppe D'Elia. 15-14, si è fermato il rullo compressore dei ragazzi aretini. Cerca di rubare il pallone Kirlis, Laurinas, Toppo va fino in fondo, perde la sfera. Questa volta è la formazione ospite che va a reclamare, non ci sta Toppo nei confronti del direttore e lo stesso Giuseppe Valerio. Va in attacco, la possesso per la formazione di casa, lo fa con Kirlis,
Kirlis manovra il sinistro, supera la metà campo, accelerazione imponente, va sulla sua, è il numero 17, capitan Bracali, che è il numero 14, Vettori. Ha invertito l'uscita, anziché capitan Bracali, è il numero 14, Vettori, che esce. Claudio Castelli, una look per Kirlis, dai e vai, cerca la lunga linea. E va! E va! Da tre! Inizia la saga della tripla, auguriamocelo. È il nostro lituano, lo Zar, che è arrivato 18-14, sono numeri che fanno impressione, gelano la panchina, vediamo, fortunatissimo, è ballato sulla cresta del, questa volta è rubato il pallone, top è da dietro, ancora Biagi, cerca la bomba da tre, rimbalzo, alla meglio ancora il 18, Brunetti dietro, 18-16, vediamo il blocco di, cerca il terzo tempo, a rimbalzo Matteo Cutini, cerca e trova Kirlis, no look, ciao Claudio Castelli, retro spalla, Matteo Cutini, la tripla non è il suo tiro, Matteo Cutini non deve strafare, assolutamente, 18-16, aveva tutto lo spazio davanti per continuare la corsa. Non è il suo tiro, ha l'80% di realizzazione da 2 contro il 10% da 3, quindi non deve approfittare, non ne approfitta. Vedi, Raul allunga i tentacoli, il gigante buono da Carlino Proversa, nulla da fare. Vediamo un grande... E va! E due! 21-16! Noi ci fermeremo soltanto quando il vantaggio sarà stratosfera. Vediamo, lotta tra i giganti, non va, rimbalzo ancora Carlino Provenza, prodezza, e da col contagiri a Matteo Cunha, e vediamo, altro gioco, 3 minuti di fuoco, Claudio Castelli, la sua tripla, 21-16. No, non ci sembra aggiornato il punteggio. Dovrebbero essere 24. Perfetto, 24-16. Ora sì che ci sta bene. Non può far altro che chiamare un minuto di time out tecnico coach Valerio per cercare di far rialzare il morale dei propri ragazzi, cercare schemi difensivi e offensivi di fronte ad un rullo compressore emergente, quello di Kirlis, 10 punti, ma sono 2 triple, ha trovato la giusta misura. La perfezione balistica che si addice allo zar lituano che ci ha fatto vedere nei 3 turni contro la Meloria Basket per la qualificazione alle semifinali della Final Four, il Colle Basket e la Synergy Valdarno. Soltanto la prima partita in assenza di 2 elementi, la cui comprovata capacità, bravura in questa disciplina sportiva è riportata da tutte le notizie che riguardano il settore. 24-16, si riparte, possesso per gli ospiti da queste prime fasi di gioco, che poi non sono prime, ma sfugge il pallone, in bambola praticamente la formazione, risente delle 2 bombe
e Vannoni, presente delle due, vediamo la panchina scoraggiata, ci sembra di vederla abbastanza demoralizzata dopo le due bombe di Kirlis dall'estrema sinistra e centrale, quindi non ci sono perimetri particolari per lui, tutto il perimetro, da tutto il perimetro può colpire come colpisce un cobra. Matteo Cutini, arresto e non va, è il secondo tentativo, non va, cerca, va Carlino Provenzal come un'aquila rapace, ha rubato, vediamo Gramaccia, il giaguaro Gramaccia è a 9 punti, 27-16, 27, doppia cifra di vantaggio, doppia cifra di vantaggio, vediamo ancora vediamo cosa ha subito Kirlis. Questo deve essere antisportivo per eccellenza, ma vediamo come il carattere di Kirlis sia adeguatamente cambiato dopo le prime partite. La sua reazione sarebbe stata istintiva e reattiva, ha abbassato la testa, ha terminato la sua corsa nella tribuna di fondo e poi è ritornato in campo senza alcuna reazione invasiva. Quindi la lezione di Peppe D'Elia sicuramente gli è servita. Va con naturalezza, vediamo un'espressione di gioia, la rotazione del polso destro, guardate, osservate bene la ripresa, è il secondo, 2 su 2, 4 su 4, veramente portentoso, 29-16. Perde la sfera, perde il confronto Matteo Cutini, questa volta egoista Matteo Cutini, si era liberato molto bene Dolfi, ma chiaramente una punta come Matteo che fa da 25 a 30 punti per partita non può cedere il pallone davanti al canestro, è il nostro Matteo Cutini, il nostro ciclone che deve assolutamente invertire la rotta dopo 18 minuti di gioco, non era mai successo. Soltanto due punti, ma è più che giustificato, chiaramente la sua debacle, il suo infortunio è stato forse più... Va, 1 su 2, accettiamo da lui anche l'errore. Quando c'è un Gramaccia e un Kirlis che danno punti al carniere. Toccato ancora Raul Giommetti! Mastodontico Raul Giommetti, ottimo recupero, peccato, è stato Kirlis, ha velocizzato il gioco ma non è stato seguito da Raul. 30-16, 2-27 al termine, si sta riempiendo il Palasport Extra a dimostrazione che quando c'è gioco, quando c'è la squadra c'è anche pubblico. E ci sembra che sia un debutto più che promettente, uno scontro se considerata la formazione titanica, quella della Quarrata, ci sembra, è vero che siamo all'inizio del campionato, non si possono fare valutazioni, ma in questo turno ha mostrato poco. Vediamo ancora Raul Giommetti, ha preso le misure al numero 6, ha rovinato tutto quello che aveva fatto di buono. Ma sono più che giustificati i nostri ragazzi, 30-16, non si può pretendere di più. E ora subentra anche la demoralizzazione positiva, nel senso che una volta in vantaggio di 14 lunghezze c'è il calo sensibile di tensione e quindi
ancora una volta perde il pallone su attacco di Dolti, non tocca pallone troppo passato trascendentale presente, purtroppo non è, sembrava inizio 1980, quindi 38enne ancora è, dal punto di vista fisico potrebbe essere valido, ma ha mostrato una poca empatia nei confronti del pallone. Commette fallo, questa volta è Catalano. Rassegnato troppo, mentre all'inizio poteva vantare qualche discutibile fallo nei suoi confronti. 5 su 5 va Kirlis. Prova il sesto. Precisione balistica, non tocca ferro per nessuna ragione. 6 su 6. E un personale di 14. Vediamo se appoggia, cerca la bomba, va in alto, vola alto. Buon alto Dolti per Matteo Cutini, questa volta è generosissimo. Finta, ottimo scambio Raul Giombetti. Matteo, no, non provare Matteo, non ce la fa. Peccato. Terzo tentativo, Matteo Cutini dovrebbe essere inibito a tentare. 32 a 16, raddoppia il vantaggio. Il 40, il Raul Giombetti è stato sanzionato, mentre esce Kirlis, entra Claudio Castelli. Torna anche Gramaccia. Esce Matteo tra gli applausi. E Matteo lascia a Gramaccia il compito dai tre. Chiaramente dopo tre errori da tre Matteo Cutini lascia mestamente, ma ancora è chiaramente visibile il suo infortunio. Lo vediamo dal ghiaccio che gli viene propinato nella cervicale, uno scontro, un infortunio sicuramente involontario. Vediamo al rimbalzo ancora lui, Raul Giombetti, Carlino Provenza, tecnicamente, personalmente, veramente dei numeri dai vai con Dolti, con Lorenzo, cerca, sfonda, ha dato sfondamento, certo, per buttare in terra il colosso, il molosso numero 6 Toppo. Ci è voluta tanta forza, che comunque Dolti aveva realizzato un punto validissimo a nostro avviso. È stato il numero 6 a entrare nel cono d'ombra di nel cilindro di Dolti. Lorenzo Dolti, veramente più che positivo il suo innesto unitamente a quello di Kirlis. Kirlis oltremodo superlativo, il suo arrivo ha dato sostegno al punteggio, mentre Dolti non soltanto ha portato il moderatore di tutto il gruppo. E va, dopo lungo tempo, è il numero 7, Guerrini, che realizza, si muove, va a 18. Giulio Bianchi, Carlino Provenza, la tripla potrebbe avere sulle mani, si gira molto bene. E va, tocco vellutato di Giombetti, mette a
ha referto la sua doppia con una mano veramente vellutata dal basso verso l'alto, termina 34 a 18 questo primo tempo lungo. Tutto pronto al Palasport Extra di Arezzo per questo secondo tempo lungo. Amensba, vediamo come Dolfi abbia recuperato un pallone veramente impossibile. 34-18, vantaggio enorme, un vantaggio che dovrà essere gestito nel migliore dei modi per la formazione. Matteo Cutini ancora da tre e non ce la fa, non ce la fa Matteo Cutini. Vediamo tiri dal campo, 6 su 19 per la formazione di casa, 4 su 15 per quella. Vediamo come Toppo abbia utilizzato troppe, abbia dato troppe toppe all'avversario, prontamente visto dal primo arbitro, il signor Barbarulo Francesco, coadiuvato da Montalbetti Roberto, entrambi fiorentini. Al segna al tavolo del segnapunti Borgia Luigi Cronomen, al tavolo della giuria al segnapunti Borgia Pietro Luigi Cronomen, Vera Baracchi, 24 secondi, Giulia Faragli. Dicevamo la realizzazione importante ma non eccessivamente alta, la percentuale di realizzazione 6 su 19 per i nostri ragazzi, ma inferiore quella 4 su 15 per gli avversari. Si riparte 34 a 18, vediamo, è il numero 5 Dolfi che è stato strattonato irregolarmente dal numero 11 Vannoni. Si riparte, ottimo, mezzo a due, perde la schiena, passi, è stato costretto, è stato strattonato, tirato indietro, Dolfi quindi deve praticamente due, cerca dalla lunga distanza. E Matteo Cutini che in fase di elevazione va a rimbalzo e riceve da Bianchi. Bianchi va, Dolfi, andare a vuoto un diretto avversario. Matteo Cutini entra dentro, va fino in fondo, Bianchi poi da dietro, Lorenzo, Dolfi non va, peccato, torna indietro, il pallone è indeciso. 34-18, due minuti praticamente passati. Cerca dalla lunga distanza, lo ottiene, questa volta è il numero 11, la mette dentro Vannone dopo tre errori. Nulla di fatto, è andata a sbattere sul... Cerca la bomba che non arriva, Raggio Metti a rimbalzo, va a recuperare un pallone importante. Morde il pallone la formazione di casa. È il momento opportuno di andare a canestro. Matteo Cutini in mezzo a due, va dietro a Gramaccia, Gramaccia, Samuele Gramaccia, e Raggio Metti, chi si rivede? Raggio Metti, ma è stato Bianchi, Giulio Bianchi, che ha messo in condizioni il gigante buono di portare a compimento. 36 a 21, non va a rimbalzo, vediamo questa volta, fa valere i suoi centimetri. Va dentro, va dentro, Toppo ha realizzato il suo secondo canestro in movimento con il tiro aggiuntivo, ha commesso fallo nei suoi confronti il difensore centrale. Toppo soltanto due punti, dicevamo. 36-23, il giocatore Serie A, ecco, è uscito il numero 18 Giulio Bianchi, gli subentra Carlino Provenzal. Carlino Provenzal, una partita veramente più che sufficiente, una partita con delle inizie personali, ma la mette il primo tentativo da gioco fermo, realizza Toppo. 36 a 24, fa girare il pallone,
finta il tiro, va dentro Kirlis con il sinistro, la deposita a canestro Kirlis, siamo a 19 punti nel primo tempo, 3 Dotti, 3 Cutini, 7 Gramaccia, 17 Kirlis, 2 Bianchi, 3 Castelli, 4 Giommetti, questa è la distribuzione dei punti, 34 a 18 scusate, nel primo tempo. Perde il pallone il numero 4. No! Vediamo, è lo stesso numero 4 che andava dalla sua parte per cercare di ostruire il passaggio. E Peppe con molta moderazione si avvicina, Peppe D'Elia si avvicina al primo arbitro Barbarulo. Tocca, si dispera. Dotti Lorenzo. Ha fatto gioco. 38-24, intanto il tempo corre, 14 punti di vantaggio. Cardino Provenzal copre il numero 5, Biagi. In mezzo a due, ancora esce lui con il pallone. Va fino a fondo, Lorenzo Dotti. Vediamo, lui il tiratore... Non ha provato oggi Lorenzo Dotti, ma da fermo, ma ci risulta che la sua percentuale da tiri liberi sia veramente alta. Auguriamoci che possa continuare in questa serie. E lo fa con perfetta precisione balistica. Mette dentro senza alcun intoppo, senza toccare minimamente. Questa volta lo fa con un po' di fortuna, ma 2 su 2 è una buona percentuale. Matteo Cutini ha cercato il coach, forse qualche ragguaglio sulla sua condizione di salute. 40-24 più 16, ci sembra rassegnato. Lo stesso Valerio non ha più l'occhio in attacco, cerca il numero 11, ottimo questa volta Vannone da 3, la sua mattonella, secondo tentativo. Dotti fa girare il pallone per linea verticale, linee orizzontali, sul semicerchio, si libera molto bene Matteo Cutini, arresto e tiro corto, non va lui dalla zona pitturata, non ha rivali, ma fuori la zona blu, e questa volta non si trovano, già gassa la canna il numero 13, cannone, ma è Biagi che non è stato preciso. Matteo Cutini riceve da Carlino Provenzal, bravo Giommetti, il carro armato, Matteo Cutini lezioso in questa fase, ma e questa volta si gira molto bene, il suo gancio non tradisce, soltanto 5 suoi punti, ma ci ha abituato troppo male. 42-27, troppo per Vannone. A rimbalzo, oh, no, il pallone era dentro. Cardino Provenza, la prudenza ancora una volta, anticipato top, chiaramente un evento che supera 2 metri, difficile controllare. Impressionante precisione di Kirlis. Ed ora sventolio di bandiere dei piccoli amaranto. Questa disciplina sportiva, numero 11 allarga sulla corsia di destra, a rimbalzo Cardino Provenzal, si dispera Vannone, realizzatore di 2 triple, ha visto il primo arbitro Barbarulo che sembra addolcito questo inizio di secondo tempo, dopo aver fatto aver preso qualche decisione a nostro avviso non ortodossa. Matteo Cutini incrocia le braccia con, si gira molto bene, Matteo va, nonostante la insistenza e irregolarità di Vannone, Matteo Cutini deve superare la doppia cifra, sicuramente
riuscirà, anche se chiaramente la performance di Kirlis è tale da... Si gira molto bene il numero 5, cerca da terra di realizzare, che non arriva, Biagi, transizione, Carlino Provenzal, ecco la naturalezza, la naturalezza, 3 triple, ma 22 punti dopo 26 minuti di gioco, è veramente eccezionale. Chiaramente ammansita la truppa di Quarrata Basket di Pistoia, ghiacciata da questa entusiasmante sequela di realizzazioni, 22 punti, chiaramente demoralizza anche i suoi Kirlis. Lo stesso Matteo Cutini si vede sovrastato dal fenomeno eccezionale che ha dimostrato sinora Kirlis Laurinas. E da tre sicuramente non ha rivali nella nostra formazione, cerca di emularlo Matteo Cutini ma non ci è riuscito sinora, non è riuscito a trovare neanche una trasformazione. Ed ora sale alto l'entusiasmo del competente numeroso pubblico di Fede Aretina, Fede Amaranto, che è intervenuto numeroso nei gradoni del Palasport Le Caselle ad Arezzo. 47 a 27, 20 punti di vantaggio a questo punto quando mancano 14 minuti netti al termine. Cerca dalla lunga distanza e ottiene. E ottiene la tripla Vannone. Vannone con 3 triple, praticamente è il top score della formazione ospite. Carlino Provenza da a Lorenzo Dotti. Finta Kirlis, ottimo! Vediamo dalla spinta al numero 5, è il numero 10, Catalano, che va, manda a sbattere nel sostegno del canestro Lorenzo Dotti. Va il primo senza minimamente pensarci, va il secondo, Dotti si supera 100% di realizzazioni, chiaramente sono i due realizzatori, 9 su 10, l'unico errore Matteo Cutini, 1 su 2, quindi possiamo andare fieri anche su questa percentuale di realizzazione, 49 a 30. È Kirlis che è stato sanzionato dalla reazione del pubblico, non l'abbiamo visto quindi non possiamo dire niente, ma dalla reazione del pubblico ci è sembrato eccessiva questa penalizzazione. Va dentro anche da fermo Vannoni con 10 punti, è l'unico atleta che è andato in doppia cifra. Palleggio alto, finta di Claudio Castelli, si allarga a uomo la difesa della formazione a zona in questa fase di gioco. Ottimo servizio. Intercetta, interviene il Catalano. Devastante Kirlis.
Kirlis, Claudio Castelli, 1.56 al termine, 49.36, chiama gli schemi, si libera molto bene, Claudio Castelli, Kirlis, lo tiene distante, vediamo Claudio Castelli. Possesso per la formazione, ha commesso fallo in attacco Claudio Castelli, 49-36, 1.41 al termine. Fallo antisportivo, lungo. Possesso per gli avversari. Si riparte con la rimessa in gioco. Per Guerrini. Da Catalano per Guerrini. Guerrini cerca e va. E riaccende le speranze. Guerrini riaccende le speranze a 1.31 al termine. 39-49. 9 punti senza soluzione di continuità conquistati dalla formazione ospite. Tutto pronto qui alla Palasport Extra per questo finale di terzo tempo, 49-39, 9 punti consecutivi conquistati dalla formazione ospite, ma sono i nostri che sono calati sensibilmente, auguriamoci che abbiamo gioito troppo presto per questo risultato in vantaggio di ben 20, ottimo, Claudio Castelli fa girare il pallone, Gramaccia questa volta non va. E viene fuori la freschezza atletica dei giovani della formazione ospite con il numero 13. Cannone 2001. Non va a rimbalzo Carlino Provenza. Carlino Provenza va a larga Kirlis. Kirlis da Matteo Cutini. Matteo Cutini dai e vai per Carlino Provenza. Ancora Matteo Cutini. Entra dentro. Vediamo. Perde il pallone. ...49-39, 47 secondi al termine. La
abbiamo iniziato a gioire forse troppo presto, ci sarà da soffrire sicuramente, ma non penso che Matteo Cutini, 40 secondi al termine. Cerca dalla lunga distanza la bomba che non arriva. Dolfi, Lorenzo, tutto Claudio Castelli. No, il numero 7 ha commesso fallo. Il numero 7 ha commesso fallo. Due tiri liberi. Vai Dolfi. Dolfi dovrebbe avere la mano calda. Elemento Matteo, esce Matteo Cutini, rientra Raul Giommetti. Ci vuole una difesa importante ora nella fase finale. Una difesa consistente, aumenta, alza l'altezza anche la formazione ospite, entra il numero 4. Va il primo di Dolfi. Sei su sei, Dolfi 100% di realizzazione. La stessa percentuale, stesso punteggio dello Zar. 9 secondi al termine, cerca, perde il pallone, cerca il numero 13, per la lunga di scivola. Termina 51-39. Si riparte 51-39, vantaggio per la nostra formazione. In attacco Gramaccia, Gramaccia, ottimo servizio sotto mano, va Gramaccia, Gramaccia realizza il punto che dà tranquillità. . 53-39, si riparte con questa rimessa in gioco della formazione di casa. Va! Lorenzo Dolfi! Lorenzo, è la tripla che dà la sicurezza, la certezza. Ci riparte, scusate l'interruzione.
Si riparte, Matteo Cutini la mette dentro! È il punto che dà la certezza, 60-39, 8 minuti al termine. Kirlis allarga, ottimo servizio millimetrico, Matteo Cutini si scalda, ancora Matteo Cutini, 62-42, 20 punti ormai, 7-27 al termine. In mezzo a 4 va, vola alto e non ce la fa ancora, terzo tentativo, perde il pallone tappo, fischio generale, 62-42, ormai a 6-56 al termine, può dirsi conclusa. Matteo Cutini ancora va in doppia cifra, Matteo Cutini costringe Coach Giuseppe Valerio a mandare. Ma Kirlis. Va, realizza questa volta, realizza il punto 45, torna 20 il vantaggio, un vantaggio ormai enorme, si gioca in scioltezza, senza forzare, utilizzando i 24 secondi a disposizione, Kirlis, il top score dell'incontro con 23 punti, questa volta non è preciso nell'appoggio, nell'assist per Cutini, si va in linee orizzontali. Ecco Matteo Cutini, la mette dentro, 13 punti Matteo Cutini, 23, 67-45. A rimbalzo ancora. Ora chiaramente la giustificazione
da dare a questa cosciente sconfitta. Sicuramente il va Matteo, realizza. Lo metti stratosferico, manda Giulio Bianchi, Matteo Cutini, grandioso ancora, ferma la difesa, tripudio generale al Palasport Estra, Mario D'Agata d'Arezzo. Ragazzi, 70-45, ormai possiamo cominciare a gioire, lo possiamo dire, anche se noi non siamo del settore tecnico della pallacanestro, ma possiamo vedere l'esultanza del pubblico dopo la tripla fatta dal nostro magico Kirlis. E veramente raggiante l'esempio di Carlino Provenzal in precedenza, ma Matteo Cutini che ha realizzato in sofferenza unitamente a Carlo, a Raul Giommetti, che stoicamente entrambi in campo, vediamo coperto da un vistoso cerotto il sopracciglio sinistro Raul Giommetti e con la borsa di ghiaccio quando è in panchina Matteo Cutini, la dimostrazione che questi due ragazzi sono veramente, sono loro il cuore amaranto che tripudia, che sgorga, vediamo, sgorga anche Kirlis, 26-29, scusate, c'è stato un piccolo inconveniente qui con il calcio, scusate se il calcio entra anche nella, ottimo reverse questa volta del numero 10 catalano, giustamente una formazione che lotta per la prima piazza in classifica in questo esordio di campionato, ci dà veramente una grandissima consolazione, ci dà la speranza che anche noi possiamo tranquillamente competere con i più forti. Chiaramente loro hanno elementi di grida, elementi validissimi, noi abbiamo il cuore amaranto, noi abbiamo elementi come, vediamo Kirlis e non va, per un'inezia Raul Giommetti avrebbe meritato di più, va in attacco la formazione e riceve, questa volta è il numero 14 Vettori che riceve da Kirlis. Kirlis è al terzo quarto fallo, vediamo quanti falli avrà commesso Kirlis, chiede Lumi.
si riparte con questo libero che Vettori, mette il primo punto sulla sua casellina da libero, 78-48, umiliante, 73-48, 25 punti, 2 su 2, Vettori ottimo, ma 73-49, ormai non c'è più storia, 3 minuti e 35 dal termine, si gioca soltanto per la gloria, per la soddisfazione. Vediamo, superati, Matteo, grandioso Matteo! Va in 16 punti Matteo Cutini contro i 26. Ancora una punizione ravvisata dal duo arbitrale Francesco Barbarulo e Roberto Montalbetti, coadiuvati al tavolo della giuria dal segnapunti Borgia, Pietroluigi, Vera Baracchia, Cronomen, 24 secondi Giulia Faralli. Cerca dalla lunga distanza, non lo ottiene e va, vola alto, è il 40, è il primo arbitro che assegna la rimessa in gioco alla formazione più debole, chiaramente al Quarrata, ai mobilieri del basket che hanno organizzato presumibilmente questo campionato di Serie C per cercare di competere ad alte vette, per raggiungere le vette apicali della classifica generale. Chiaramente il risultato sicuramente è tocca con il piede Matteo Cutini inavvertitamente e involontariamente, 75-49, ormai è scritto tutto, ormai scusate il disservizio che abbiamo procurato, ma purtroppo un inconveniente tecnico mi ha bloccato e quindi ho dovuto assentarmi dalla diretta, che comunque non è stata indispensabile in quanto il gioco si è svolto in maniera oltremodo coerente, con rimanendo, cerca la linea esterna, la mette dentro, il numero 6 Toppi, pochi sono comunque i suoi punti, 7 per la verità, non hanno inciso minimamente, la sua presenza non ha inciso sul risultato finale, come quella del nostro Kirlis, oltre 27 punti, Kirlis con Raul Giommetti, vediamo, Bracca, va a braccare questa volta, va in attacco, Kirlis si libera di due avversari e poi con il palmo della mano Raul Giommetti, un colosso, avvitamento perfetto nonostante l'ostruzione irregolare, ha messo giù 75-51, esce, è Kirlis, top, si alza la gente ad applaudire questo meraviglioso atleta, questa perfezione balistica veramente. E c'è il giocatore in questa maniera, sicuramente a mettere segno anche questo tiro aggiuntivo Giommetti, chiaramente c'è Andrea Fratini e poi ai tempi d'oro di Moretti, ma questo è uno spettacolo veramente a vederlo giocare. Va, torna al possesso alla formazione ospite del Quarrata. Toppi allarga sulla corsia di destra, cerca la bomba che non arriva, al rimbalzo fa valere la sua stazza atletica, la mette dentro, non va, due tiri liberi. Toppi è stato ostacolato ai limiti della regolarità da Calzini, ha fatto il suo ingresso anche il giovanissimo Calzini. Calzini, 2001, 17enne. Mentre si procede alla sistemazione del parquet, esce tra gli applausi anche lui, Giulio Bianchi, il metronomo eccezionale. È mancato relativamente il ciclone aretino Matteo Cutini, ma è chiaramente giustificatissimo dopo pochi minuti la sua
il suo atterramento, ha battuto la nuca e ha avuto bisogno della panchina per diverso tempo con il ghiaccio nella cervicale. Alza la parabola, la mette dentro, 2 su 2 toppo, ma non raggiunge la doppia cifra, 9 punti, 1 minuto e 27, ormai tutto chiuso, 78 a 53. Va Matteo Cutini, cerca lo scambio, vediamo, commette, e va! Una gioia anche per Fascetto, Matteo Fascetto, che chiaramente un 2001 17enne ha avuto la gioia e la soddisfazione di calcare il parquet in Serie C con elementi praticamente come Toppo che hanno... E tocca due ferri ma non entra nella retina. Vediamo se sarà in grado di... Al secondo tentativo non va, rimbalzo, la meglio Brunetti. Brunetti allarga sulla corsia di destra. Ormai non ha più significato, 78-53, 25 lunghezze di vantaggio. Sono un'enormità in questo sport. È un'enormità questa gioia che ci dà la formazione aretina con i tre ragazzi contestualmente, Calzini, Fascetto. In campo Eghini, commesso fallo su Calzini, imponente fisico di Calzini, costringe al fallo il numero 18 Brunetti, una gioia anche per questo giovane, dicevamo Calzini 2001, anche Calzini. Non va, non va, primo tentativo. Non va neanche il secondo, eccessivamente emozionato. Calzini, 40 secondi al termine, due possessi per la nostra formazione. Va fino in fondo e poi allarga sulla corsia di destra per la tripla che arriva. Arriva la tripla del numero 10, catalano, ma troppo tardi per rendere meno amaro il gap. Vediamo, terzo tempo! Ottimo, va a cercare il pallone Fascetto ma lo dà nelle mani degli avversari. Reverse, ancora reverse del numero 10 che supera la doppia cifra, 11 punti, 78-58, ma 20 punti di vantaggio ormai non li cancella nessuno. Termina 78-58 qui dal Palasport Extra Mario D'Agata di Arezzo. Questa prima partita, va bene la prima e auguriamo che ci sia la prima di una lunga serie. Abbiamo visto l'entusiasmo del pubblico, abbiamo visto l'entusiasmo dei ragazzi, ma abbiamo visto dei campioni veramente intorno a Kirlis, oltre 27 punti realizzati di Dolfi Lorenzo, si uniscono quelli di Cutini, Matteo Cutini il grande ciclone, quasi 20 punti, Gramaccia anche lui veramente un talentuoso elemento che migliora di giorno in giorno, un validissimo Bianchi, il metronomo eccezionale, un Castelli coraggioso, guerriero, ma un John Metti nonostante l'infortunio subito è rimasto stoicamente in campo unitamente a Cutini, e poi Provenzal utilizzato, quando utilizzato ha sempre svolto la sua mansione con estrema caparbietà ed eleganza. Noi non ci rimane che terminarvi dicendovi che la formazione aretina ha conquistato pienamente il successo, 78-58, umiliando forse una formazione che era entrata in campo forse con la convinzione di essere di gran lunga superiore. Lo abbiamo visto nei movimenti iniziali di come si sono presentati come una squadra di Serie A in campo, però quando hanno cominciato a correre, quando hanno cominciato a tirare verso il bersaglio, hanno fallito clamorosamente, non ha fallito la nostra formazione, che sentiremo successivamente dalla viva voce dei diretti protagonisti. Noi ci salutiamo per ora, ci troviamo nella nostra consueta relazione tecnica al termine della partita. A tra poco. 78-58, se questa è la comprimaria nel primo turno di questo campionato Serie C Silver, l'inizio è veramente promettente, coach Peppe D'Elia.
Sì, sicuramente Quarrata sulla carta si è presentata in asse di partenza come una delle squadre favorite e così sarà secondo me. È stato importante il nostro approccio dall'inizio della gara, è stato bello e importante la nostra capacità di tenerci uniti anche nel momento di difficoltà, mi riferisco in particolare tra il primo e il secondo quarto quando in un solo colpo praticamente un po' di aggressività d'eccesso degli avversari ci ha messo fuori uso per lunghi minuti sia Giommetti che Cutini. Come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio sia a fine primo tempo che a fine partita, al momento veramente non trovo nulla da dire se non bravi per come si sono allenati finora, bravi per come hanno giocato e io penso che così sarà bello, divertente, sarà difficile per chiunque giocare contro di noi. Due elementi nuovi quest'anno, due elementi formidabili veramente. L'Olfi non è una scoperta, chi è una scoperta è veramente Kirlis che ha fatto il bello e il cattivo tempo da 3, da 2, da 1. Quindi praticamente un elemento indispensabile per questa squadra, un elemento su cui è fondata questa squadra, ma non soltanto su lui. Perché sono emergenti elementi come Gramaccia, come i giovani, Matteo Cutini chiaramente ormai è una conferma. Quindi un bel campionato questo, Peppe. Sì. Io conto di poter mandare a referto 9-10 elementi. Normale che per gli spettatori quello che risalta agli occhi sono i canestri belli che fa Laurinas, i canestri di energia, le giocate di energia che fa Lorenzo o la capacità di Cutini di scardinare qualsiasi tipo di difesa. Però poi diciamo che quello che veramente oggi ci ha fatto vincere la partita è stata la difesa. Tenere questo tipo di avversari sotto i 60 punti mi permetto di dire con gli ultimi 5 minuti giocati un po' giocando un po' così avevamo raggiunto anche 27 punti di scarto. I primi due quarti li abbiamo concesso veramente pochissimo, li abbiamo concesso 8 punti primo quarto e 10 punti secondo quarto, 18 punti in 20 minuti. Questo non è solo il lavoro di Laurinas o di Dolfi o di Cutini, ma è veramente il lavoro di 8-9 persone che in difesa fanno in modo che il divario con il passare dei minuti aumenti sempre di più, tenendo appunto il nostro canestro inviolato. Matteo Fascetto e Stefano Calzini, due elementi che hanno provato l'emozione della Serie C 2001, quindi poco più che 17enni, e si sono approcciati in questa gara, la prima di questo campionato C Silver, ma che in mezzo a dei campioni come Toppo, anche se è la sua carriera, diciamo così, al suo culmine della carriera 38enne, ma sono giocatori che hanno militato in Serie A e ad alti livelli. Quindi cosa si prova, Matteo, calpestare il parquet della tua città? Beh, è certamente un'emozione importante. Io da bambino ho sempre guardato le partite di questa squadra, quindi giocare con i giocatori che ho sempre ammirato è bellissimo. E anche vincere con questa squadra è stato bellissimo. Avevi avuto l'opportunità di portare a referto un punticino, cosa è successo? La paura paura di sbagliare, sicuramente il pallone pesante come una montagna. Sì, probabilmente la tensione di dover segnare per se stessi ha giocato un ruolo importante, però la prossima volta non mancherò all'appuntamento. Stefano Calzini, stesse domande, stesse risposte oppure c'è qualcosa in più? No, è un'emozione grandissima giocare con i giocatori di questo livello. È vero che anche potevo fare due punticini, però l'emozione, la paura, il poter segnare è troppo forte come emozione, quindi non ti riesci a controllare quando sei lì, non sai che fare, tiri e come va, però la prossima volta cercherò di metterli quei due punticini. Avere al tuo fianco campioni come Kirlis, si può dire che è un campione,
Dolfi è stato un campione, e Matteo Cutini, Gramaccia, elementi bianchi, Giulio Bianchi, tutti gli elementi praticamente che hanno fatto una partita veramente eccellente sotto ogni aspetto. È una bella consolazione da parte vostra e si apprende tanto. Molto, sì, sì, vero. E aver marcato per un'azione top è stato veramente fantastico. Quando me lo sono trovato davanti ho detto, e ora che si fa? Però vabbè, ci abbiamo provato, poi è uscito, vabbè, pace. Chiaramente noi abbiamo sinora parlato con i presidenti, i vicepresidenti, eccetera, 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 ma chi lavora dietro le quinte sono elementi come lui, come Ruggero Carotti, che si vede anche durante la partita, perché a volte accompagnatore, a volte addetto all'arbitro, però quando c'è da lavorare veramente durante la settimana Ruggero è sempre in prima linea a dare una mano. Quindi oggi è una bella soddisfazione, finalmente abbiamo rotto il ghiaccio, perché si temeva questa quarrata, sembrava che fossero chissà che. Sono entrati in campo, la prima cosa che ho detto, questi sono giocatori da Serie A, sono entrati tutti in fila per bene, tutti con la divisa, tutti alti, e dico, questi ci rovinano praticamente la presenza alla Final Four. E invece i nostri ragazzi hanno tirato fuori le unghie e i denti fin dall'inizio e poi hanno giocato in scioltezza, quindi un merito ai nostri ragazzi che sono stati di gran lunga superiori agli avversari. Sì, sicuramente è stata una partita bellissima, tenuta dai nostri ragazzi sin dall'inizio. Ci sono stati dei cali fisiologici perché tecnicamente hanno difeso forte sin dal primo quarto. Diciamo che gli avversari avevano le altezze, avevano i giocatori, però sono stati fermati molto bene sia da Raul, cioè avevano loro, avevano Top, avevano l'altro, non mi ricordo il nome, ma sono stati fermati molto bene dai nostri. E vedere il pubblico così numeroso alla prima partita, qual è la sensazione e qual è la premessa o la promessa per il futuro? Oddio, il pubblico è basilare. La presenza stasera è stata eccezionale perché rimarcava la finale del campionato dell'anno scorso a livello di presenze. E il pubblico è il sesto giocatore in campo, diciamo, e ho visto anche diversi dei nostri ragazzini delle giovanili, del mini basket, che sono alcuni già innamorati del nuovo acquisto Laurinas. Ho visto gli hanno già dedicato striscioni e lui li ha anche ripagati durante la partita dedicandogli dei canestri, anche importanti.